l'idea passi senza dubbio più forte perché è imparziale, che non è una cosa da sottovalutare. Cioè, più imparziale. L'imparzialità di un testo in questo caso ne garantisce la possibilità di diffusione, secondo me. Grazie. Grazie Enrico. Ricordo che i relatori, sia Enzo che Enrico, hanno possibilità di intervenire per il tempo degli interventi di 10 minuti. Pronti, via il dibattito per chi vuole parlare. Il sindaco Mauro Smeraldi. Ma circa la divulgazione, Enrico, un dibattito in realtà è stato fatto, nessuno di voi, forse Federico, no, forse neanche, era presente. C'erano molti PD, c'erano molti sindaci PD, ma nessuno di Vignola era presente, mi sembra una grave mancanza. Questo ordine del giorno, peraltro, noi ne avevamo altri, come diceva Enzo, non l'abbiamo scritto noi, credo che sia il più soft in assoluto. Anzi, sicuramente lo è, tant'è che secondo me forse andava presentato uno un poco più rigoroso, perché questo veramente tutto sommato dice poco e molto all'acqua di rose, quindi sono stupito che possa incontrare delle difficoltà all'approvazione da parte del Partito Democratico. Da quello che hai detto, ve lo puoi chiedere, poi me lo dirai dopo. Se ho ben capito, oltre ad aver fatto il salto dalla lista civica al PD, sei iscritto al PD, lo eri prima, cioè non lo so, hai detto che il tuo partito è molto incerto su questa roba. Ti faccio però notare che questo ordine del giorno che viene da Savignano è stato approvato dal Consiglio Comunale di Savignano all'unanimità anche dai consiglieri PD, quindi quantomeno i savignanesi sono fuori linea rispetto al nazionale. Non credo che sia un ordine del giorno estremista. La parte in particolare che avete, che hai cancellato la prima, credo che ponga l'accento sul tema principale, quello che ha sviluppato Enzo prima, quello della segretezza. Questo è un elemento che penso dovrebbe far pensare tutti, anzi magari essere anche un po' più rigidi su questo tema, perché voglio leggerlo, perché secondo me è il centro dell'ordine del giorno. Di questo fantomatico TTP in pochi ne hanno sentito parlare, anche tra le persone interessate ed impegnate nelle vicende politiche. E al momento non è disponibile nemmeno un testo di lavoro dell'accordo. Questo silenzio, questa opacità che contraddistingue le trattative in corso è molto preoccupante, perché quando i cittadini vengono tenuti all'oscuro di decisioni che li riguardano, qualcosa non sta funzionando nella tanto decantata democrazia. Questo credo che sia il tema essenziale della crisi della democrazia, della situazione di post-democrazia in cui ci troviamo. Se non continuiamo ad affermare a tutti i livelli questa necessità, cioè quella della trasparenza e della partecipazione, credo che saranno problemi per tutti, eh? E temo che ancor più che per liste civiche, proprio per il Partito Democratico. L'altra parte, dove tu dici che sono cose già successe, sono state indicate proprio per evidenziare quello che potrebbe succedere, cioè episodi come quello, soprattutto quello egiziano, dove addirittura una multinazionale ha intentato una causa contro il governo che aveva stabilito un salario minimo per i lavoratori, sono successi in un sistema dove operano ancora anche per queste cause i tribunali. Se venisse istituito il tribunale arbitrale di cui parlava prima Enzo, cioè un tribunale ad hoc, un arbitrato ad hoc per decidere queste cause, sicuramente le conseguenze sarebbero peggiori di quelle che già sono in essere in alcuni stati, tra l'altro anche la Germania, con tribunali ordinari. Quindi il mio invito al Partito Democratico è quello di votare questo ordine del giorno, come ha già fatto il Partito Democratico Savignano, così com'è, perché veramente non mi sembra nulla di estremista o di compromettente anche rispetto alla linea del partito.
Enzo Cavani. Per dire che l'emendamento che avete presentato non può essere accettato per una ragione molto semplice, che modifica completamente lo spirito della mozione. Non perché siete molto prudenti, lo siete veramente, devo dire, è una prudenza quasi calligrafica, ma semplicemente perché non risponde alle nostre esigenze, che sono poi, come diceva il sindaco, sono esigenze diffusissime a livello europeo e poi veniamo più in qua a livello anche italiano, eccetera, eccetera. Insomma, c'è l'esigenza di i pericoli vanno denunciati anche quando non sono configurati in un nemico che ha una certa statura, un certo peso e così via, no? Il nemico in qualche modo va trovato, se è tale, e studiato, se è tale, nelle intenzioni anche. Ma quello non è pregiudizio, è un'analisi critica in qualche modo. Cioè, noi facciamo presente questa cosa. Il discorso del caso di Veolia in Egitto, eccetera, è un esempio di come già stanno andando le cose. Il TTIP codificherebbe in maniera radicale questo tipo di situazione. Ci sono degli stati che potrebbero svenarsi, piccoli stati ovviamente, per far fronte a richieste incommensurabili di risarcimento, d'accordo? Chiudo facendo un riferimento. Io non sono ideologico per niente, non lo sono mai stato, anche se ritengo di poter dire con tranquillità di aver sempre cercato nelle idee una consolazione alla mia vita. Però una riflessione sul liberismo, quando assume una direzione così distorta come quello che abbiamo osservato negli ultimi 20-30 anni, la voglio fare qualche osservazione. Non è più liberismo questo, è un tradimento della radice culturale, quella del liberalismo, d'accordo? È una configurazione monopolistica del potere economico che tradisce i principi del liberismo e del liberalismo, che è disposto a calpestare le garanzie democratiche che si sono stabilite nel mondo dopo anni, decenni e secoli di lotta. Questo cinismo sprezzante nei confronti del singolo individuo, può essere il piccolo contadino di qualche paese del mondo o anche del borghese benestante consapevole di qualche altra parte del mondo, questo cinismo è improponibile, secondo me, sul piano della enunciazione, perché questo si legge nella proposta di questo trattato. Ne parlavo l'altro giorno con Marco, parlavamo delle nostre radici che sono anche diverse, ma io poi non ho una diversità da difendere. Il liberalismo ha un referente di garanzie e di regole definito in maniera storicamente incancellabile, secondo me. Quando i fenomeni diventano quelli che si sono verificati, parliamo di qualche anno fa ovviamente, no? I risultati di una crisi che è provocata da una distorsione del liberismo economico e fatta pagare a tutti coloro che ne sono state vittima e che non sono poi in gran parte riusciti a risollevarsi, ha visto il liberismo rinascere dalle ceneri che ha esso stesso provocato, no? E a estrarre con arroganza dalla sua tasca interna della giacca, no? Atteggiamenti assolutamente ostili a quello che va nella direzione della tutela dei diritti dei cittadini. C'era l'assessore Maisani e Mauro Minozzi. Sì, io intervengo solo per aggiungere qualcosa al dibattito che insomma è già esauriente, insomma già si sono sviluppati parecchi temi, però volevo aggiungere qualcosa sia dal punto di vista prettamente politico sull'ordine del giorno in approvazione questa sera, quindi sul carattere politico dell'ordine del giorno e anche qualcos'altro insomma sul tema specifico, quindi sul merito della questione, e rispondo
ad Enrico Bazzani dicendo che un ordine del giorno è un documento politico, non è un documento informativo. E noi siamo qui perché siamo rappresentanti di cittadini che ci hanno eletto e che ci hanno dato un compito, che è quello di rappresentare una posizione politica rispetto a questo o quell'altro tema. L'attività di informazione, che è sicuramente una delle attività importanti e fondamentali delle amministrazioni, la si fa in altro modo, con altri atti. Quando in Consiglio Comunale si approva una mozione o si approva un ordine del giorno, si esprime un giudizio politico e una posizione politica. Quindi non si può pensare, visto che qui siamo in una democrazia, c'è una maggioranza, un'opposizione, posizioni diverse, sfumature diverse nell'affrontare certi temi, non si può pensare di approvare un documento, una mozione o un ordine del giorno neutro, perché di neutro in politica c'è ben poco. È vero che voi fate parte di un partito che del manchismo ha fatto praticamente un'icona, no? Per cui, per non sbilanciarci troppo, siamo sempre nel mezzo, e così infatti non prendete né da una parte né dall'altra e non siete mai al centro della questione, non riuscite mai ad essere al centro della questione. Ma io penso che un tema come il TTIP o TTIP, come lo si voglia chiamare, sia un tema divisivo, un tema sul quale gli cittadini, gli italiani, devono prendere una posizione. Ogni tanto bisogna prenderla una posizione in politica, non si può pensare di stare sempre nel mezzo. Questo è un tema, un argomento di grande importanza. E giustamente, come dite voi e come è scritto nell'ordine del giorno, pochissimi ne sanno qualcosa. Se voi foste stati presenti quella sera in cui è stato fatto quell'incontro, avreste potuto ascoltare dai sindaci dell'Unione la affermazione candida, mi potete confermare la cosa, che non ne conoscono minimamente né i contenuti né il tema, cioè non hanno presente il tema, i sindaci dell'Unione. Figuriamoci i cittadini se non lo conoscono i sindaci dell'Unione. E la segretezza di questo accordo è stata mantenuta e continua ad essere mantenuta, tant'è che ci è stato raccontato che i deputati europei, per poter andare a leggere qualche riga di questo documento, devono andare in ambasciata americana a Bruxelles e entrare in una stanza sotto gli occhi di guardie, no? Quindi anche addirittura guardati a vista, possono solo prendere così atto e sfogliare questi testi, ma non possono fare fotocopie, non possono fare fotografie, non possono prendere appunti, neanche prendere appunti. Se è tanto segreto, vuol dire che c'è qualcosa che non va, e allora appunto quando qualcuno si è accorto che questo atto è segreto si è un po' allarmato e ha cominciato a dire: andiamo a vedere che cosa contiene questo TTIP. Per cui il lato politico, non possiamo pensare che un ordine del giorno possa essere in qualche modo manchista. Un ordine del giorno è una posizione politica, che piaccia o non piaccia, che sia di gradimento oppure no, è un altro discorso. Però l'ordine del giorno che viene presentato, tra l'altro l'ha detto anche il sindaco, è abbastanza all'acqua di rose, perché ne abbiamo visti girare anche degli altri ben più impegnativi e ben più pesanti in alcune affermazioni. Ho portato con me questa sera questo libro, la mia collega probabilmente forse lo conosce, è un libro sul WTO che è uscito nel 2001 e che racconta 5 anni dopo appunto l'entrata in vigore del WTO, che come tutti sanno, forse se non lo sanno, insomma, vabbè, si sa, comunque ha sostituito il GATT, che comunque è ancora in vigore il WTO, non è che lo superiamo con il TTIP. Il WTO esiste, come esiste il Fondo Monetario Internazionale, come esiste la Banca Mondiale, come esistono tutti gli altri organismi.
Il TTIP è semplicemente un accordo bilaterale, cioè coinvolge solo due soggetti, che sono da una parte gli Stati Uniti d'America. Sappiamo benissimo qual è il senso che in un mondo multipolare gli Stati Uniti d'America vogliono riaffermare un po' una loro preminenza dal punto di vista economico, perché sanno che stanno perdendo terreno parecchio. Giustamente, come dici tu, il WTO ha favorito moltissimo la Cina e il nascere di quell'altro polo economico e politico che è quello del Pacifico, tant'è che è già in vigore il TTP, cioè quello, il Trans-Pacific Partnership, TPP, è già in vigore e già sta producendo i suoi danni, tant'è che quelli che lo hanno sottoscritto, cioè i cittadini che non lo hanno sottoscritto ma che loro malgrado si trovano a doverlo subire, hanno già lanciato degli allarmi molto forti. Questo libro racconta, 5 anni dopo l'entrata in vigore del WTO, quali sono stati gli effetti per le economie nazionali, soprattutto qui si parla dei paesi